natura, un'area da sempre utilizzata dai cittadini, dai residenti, per godersi le belle giornate all'aria aperta, ma che sono purtroppo sempre più difficili da trascorrere perché c'è un degrado e un abbandono allarmante. Allora andiamo in diretta sul posto con Antonella Armentano. A te Antonella, buongiorno. Sì, buongiorno Mariella, hai detto bene, abbandono e degrado è quanto denunciano i residenti e i cittadini di questa area. Noi siamo nel quadrante di Roma Nord-Ovest e siamo proprio diciamo nella zona dell'Aurelio, della Pineta Sacchetti. Vedete cosa ci hanno portato i cittadini? Proprio delle foto che documentano com'era quest'area, perché ora è stata completamente ripulita. A terra lo sfalcio recente dovuto proprio all'attività di pulizia che hanno fatto i volontari, che si sono in qualche modo autotassati, hanno addirittura affittato un trattore. Allora, il nostro buongiorno a Franco 40, che è dell'associazione volontari del Coro del Tredicesimo, e voi fate tantissime iniziative qui. Sì, diciamo che siamo un po' come dei guardiani del parco in qualche modo, da vari anni. E ci sono sia appunto questi aspetti legati al degrado, e quindi poi ne parleremo dei vari aspetti di questo degrado, di queste feste di massa che si trascinano poi dietro rifiuti, abbandono di bottiglie in quantità, a volte incendi perché vengono accesi dei barbecue, e il problema appunto del fatto che non esiste un'area cani nonostante sia stata finanziata e prevista, il fatto che appunto qui non ci sono recinzioni e il cancello è perennemente aperto, per cui entrano di notte qui con furgoni, abbandonano rifiuti di varia natura, il fatto appunto che ci siano problemi appunto legati anche alla tossicodipendenza, insomma problemi che riguardano un po' tutti i parchi di Roma. Ecco, questo è un fazzoletto di circa 4 ettari, 240 l'area complessiva, un'area che è addirittura questi volontari vorrebbe adottare, e guardate com'è ridotta ciclicamente e come poi invece viene bonificata e diciamo ripulita grazie alle loro operazioni. Alle nostre spalle è un casale antico del 700, sono delle antiche scuderie, mentre quella è la biblioteca che è stata diciamo ristrutturata e restaurata in epoca più recente. Voi cittadini in prima linea, quindi mobilitati per il bene del vostro parco. Sì, per il bene, diciamo che una richiesta che viene un po' anche dai piccoli cittadini, dai bambini. Io personalmente mi sono attivato molto per l'ultimo sfalcio che abbiamo fatto, perché ne abbiamo fatto altri nei tempi precedenti, e la richiesta è venuta proprio dai bambini della scuola, dei bambini qui alla scuola Baldi, alla materna, e hanno fatto una raccolta soldi, sono stati bravi, da addirittura 50 centesimi, un euro, chi ha dato di più, noi pure abbiamo contribuito, abbiamo noleggiato un trattore come l'altra volta, e ci è costato 8 ore 350 euro un trattore, vabbè, voglio dire, non è stato sufficiente però per tagliare tutta l'erba del parco, tutti quei almeno i 2 ettari che abbiamo qui davanti dove possono giocare i bambini. Faremo sicuramente delle prossime iniziative, a giugno ci sarà un altro sfalcio a cui parteciperanno tutti. Ecco, però un'area anche in preda al degrado. Allora, l'assessore Michele Menna, buongiorno, con delega buongiorno alla sicurezza del 14° municipio. Noi siamo in chiusura di questo collegamento, ma diamo un input e approfondiremo dopo, quindi qui c'è bisogno di sicurezza, tante le aggressioni. Ci sono state in passato alcune aggressioni e abbiamo problemi di accampamenti spontanei che si ripetono ciclicamente. Interveniamo con le nostre forze perché, ripeto, vorrei precisare, colgo l'occasione per ringraziare i cittadini che sono le mie sentinelle con cui ci sentiamo H24 e mi aiutano tantissimo nella sorveglianza, però il municipio non ha competenze di sorveglianza eccetera. Noi in qualche modo volentieri siamo disponibili assolutamente a coordinare le forze, facciamo continui appelli alle forze dell'ordine, organizziamo dei tavoli con la prefettura, la questura, i carabinieri, la guardia di finanza per incentivare e coordinare nel miglior modo possibile. E tra poco allora approfondiremo anche questo aspetto. A te Mariella.